È una bella domanda questa qui. E a livello di entusiasmo credo che sia molto simile. Forse quest'anno mi sento un po' di più la responsabilità perché comunque abbiamo ottenuto un risultato importante e fare meglio di così è difficile. E quindi sento un po' più la responsabilità, la pressione da questo punto di vista, però sono anche veramente contento di partire con questi ragazzi, di conoscerli, insieme allo staff di cercare di come dissi l'anno scorso, di rendere la squadra il prima possibile perché sono curioso, ho voglia di vedere questa squadra come si esprime in campo, ho voglia di divertirmi, di emozionarmi e anche di provare a essere competitivo perché sono qui per questo, perché mi piace andare, scendere in campo per provare a vincere, quindi rispettando l'avversario con umiltà. Con consapevolezza che ci sono tante squadre forti, però che anche noi abbiamo la nostra forza. Sì, ma è un po' quello che hai detto, nel senso che la squadra l'ho vista crescere veramente tanto, soprattutto in termini di gruppo, no? Di unione di intenti, di solidarietà tra i compagni e di voglia di raggiungere insieme un obiettivo. La cosa che mi ha fatto più di soddisfazione è vedere la squadra nelle ultime partite esprimersi in maniera veramente entusiasmante, come prima si era espressa, ma un pochino più a tratti, invece nelle partite finali questa crescita collettiva della squadra è stata veramente, ha avuto una continuità sorprendente, entusiasmante, emozionante, è stato veramente bello. Io la partita di Larciano me la sono rivista diverse volte perché mi emoziono. Anche se qualche errore l'abbiamo commesso, però, perché sono sempre, insomma, pronto a valutare anche gli errori, però ho visto una squadra vera in campo, è stato bello, è stato veramente bello. Perché penso che gli aspetti tecnici li vedi anche abbastanza velocemente, no? Nei giocatori. Quello che vuoi vedere, che voglio vedere è cercare di riempire delle lacune comportamentali, di atteggiamento, di educazione, di rispetto verso il compagno e di altruismo anche, che sono poi le caratteristiche che rendono un gruppo una squadra vera, e allora lì poi i valori tecnici si esaltano e solo così puoi raggiungere dei risultati importanti, perché è l'unica strada che conosco. Sì, come ho detto nella conferenza, c'è già una linea abbastanza chiara che vuole essere un trade union con quella che è stata la nostra esperienza passata, però è una linea chiara ma non rigida, nel senso che i giocatori che abbiamo preso li conosco, ma li conosco fino a un certo punto, e quindi sia a livello tecnico, sia a livello tattico, sia a livello umano li devo conoscere e devo vedere se stanno bene in questo contesto di sistema di gioco, se c'è da fare qualcosa di diverso e sono pronto eventualmente anche a cambiare, a cercare di vestire il sistema di gioco addosso alle caratteristiche dei ragazzi, che è quello che mi preme di più. Voglio cercare di esaltarli e non di snaturarli.